Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano la variazione, la prima approvata del nuovo bilancio regionale 2022-2024 dall'Aula di Palazzo del Pegaso. Modifiche agli scaglioni e alle aliquote IRPEF della Toscana per i redditi sopra i 50.000 euro, con un conseguente maggior gettito annuo stimato in 450.000 euro, è quanto prevede la prima variazione di bilancio regionale 2022-2024 approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Il testo prevede inoltre che per le società totalmente partecipate dalla Regione si possa accumulare le cariche di presidente e amministratore delegato, con il relativo cumulo anche dei compensi. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450.000 euro all'anno, che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale, a cui ne seguiranno presto delle altre, destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità, con la fase di superamento della pandemia, attende. Prima variazione di bilancio del 2022, e tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo, forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni, quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia. Arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina, il bilancio della Regione Toscana arriva in aula e cosa scopriamo? Che le preoccupazioni della Regione sono, da una parte, aumentare le tasse e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici. Siamo allibiti da tutto questo. In realtà non si tratta di un aumento delle tasse, peggio ancora, si tratta dell'aumento dell'aliquota regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno. Si tratta dei soliti 145 mila, 150 mila circa cittadini toscani, che altro non sono che i giovani imprenditori, le partite IVA, le ditte individuali, i baristi, i ristoratori, i liberi professionisti, gli avvocati, i commercialisti, cioè quella fascia produttiva che esce dalla crisi. La Regione Toscana oggi li colpisce con un adeguamento dell'IRPEF, gli aumenta le tasse. Sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia, nell'impostazione, nel contenuto. Siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale, perché di poco ma qualcosa aumenta, e noi siamo preoccupati in prospettiva. Perché? Perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie. Vorremmo avere rassicurazioni al riguardo al più presto, anche perché l'adeguamento alle aliquote, le nuove aliquote IRPEF, avrebbe potuto avvenire in forma diversa, senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale. Altre regioni hanno perseguito questa strada. In più, certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager delle partecipate della Toscana. Ha un voto positivo, si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse, una battaglia politica che abbiamo condotto, e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe. Per noi è un elemento importante, non era il momento di aumentare le tasse, siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale. Questo è positivo in delle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani, come per tutta Italia, dove il caro bollette diventa insostenibile. La riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale, può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. Questa variazione del bilancio è incomprensibile. Innanzitutto
siamo a marzo e la Regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del Consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica, riteniamo questa decisione veramente fuori luogo e anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari. Avevamo cercato di neutralizzare, proprio in virtù della contingenza economica che ci troviamo a vivere, l'impatto immediato sulle tasche dei cittadini di questo emendamento. Questo non è stato possibile, paradossalmente, perché avremmo intaccato un fondo che va a preservare le perdite delle società partecipate. Tutto questo sarebbe quasi comico se non avessimo oggi in bilancio un'altra misura, che è quella che sostanzialmente consente il compenso nelle società partecipate di cumulare le indennità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, laddove è previsto. Allora, capite bene che questo è quasi un paradosso. Dall'altro non si trova un muro contro muro quando si vuole evitare un aumento della pressione fiscale e dall'altro si va a premiare quelli che in qualche maniera, sono protetti paradossalmente da quei fondi che coprono le perdite delle società. Società che, ricordiamo, in grande e molto spesso sono anche state censurate proprio nella loro gestione da parte della Corte dei Conti attraverso dei rilievi puntuali. Quindi a noi francamente tutto questo, ripeto, pare quasi grottesco se non fossimo davanti al bilancio della Regione Toscana. Concludo dicendo, siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo. In una situazione economica e sociale che rischia davvero di degenerare, oggi ancora non sappiamo la Regione quali interventi strutturali intende adottare. Al contrario, ci vengono, propinate questo tipo di misure che, francamente, ci lasciano, quanto opposizione, assolutamente basiti e fortemente contrari. Parliamo adesso anche di infiltrazioni mafiose e di lotta alla mafia in Toscana con l'evento a cui ha partecipato anche il Consiglio regionale con il presidente Antonio Mazzeo, organizzato da Libera Toscana al Teatro La Compagnia di Firenze in memoria di tutte le vittime delle mafie. Il pericolo maggiore è quello di sottovalutare le mafie e i fenomeni mafiosi, perché non ricorrono più o non ricorrono più tanto ad azioni violente ed eclatanti. Il procuratore della Repubblica di Firenze, con mandato in scadenza, Giuseppe Creazzo, ha usato parole dure in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata a Firenze da Libera. Del resto, recenti indagini, come quella sull''ndrangheta in Toscana, hanno messo in luce come le radici delle organizzazioni criminali nel nostro territorio purtroppo siano quanto mai solide. Le inchieste giudiziarie anche in Toscana dimostrano che il pericolo è grave. Abbiamo fatto numerose indagini che hanno consentito di accertare che le mafie investono, si infiltrano, cercano di incunearsi anche all'interno di imprese, di acquisire favori dalle istituzioni. Abbiamo dimostrato che alcuni imprenditori, anche locali, che non hanno avuto molti scrupoli appunto a fare affari con le mafie, per cui bisogna tenere alta l'attenzione. In Toscana stiamo vivendo un momento anche molto difficile, perché ci sono delle inchieste consistenti che si allargano sempre di più, che mostrano sempre di più correlazione tra di loro, per cui la grande pagina purtroppo dell'inchiesta sul CEU ci ricorda che le propaggini arrivano persino in Val d'Arno. La questione di Livorno non è soltanto quella del porto della città, ma dei porti toscani in quanto tale, per quanto riguarda appunto l'arrivo massivo di sostanze stupefacenti nella nostra regione per tutto il resto d'Italia. E appunto citare le inchieste sulla Maremma significa rendersi conto che non siamo più di fronte a una regione che ha dei territori intonsi da questo punto di vista, e quindi l'impegno deve essere radicale e noi cerchiamo di costruirlo su basi nobili, come per esempio il ricordo di tutti coloro che hanno lasciato, che hanno sacrificato la loro vita per il bene di tutti, per la giustizia, per un'Italia libera dalle mafie.
Noi dobbiamo sempre stare dalla parte giusta della storia, quella che combatte contro le mafie, quella che tutela la legalità, e dobbiamo farlo tutti insieme con un patto sociale, istituzioni, forze dell'ordine, scuole, ragazze, ragazzi. È una sfida collettiva, è un cambio culturale che noi dobbiamo proporre. Il mio impegno in politica nasce proprio per questo. Era il 23 maggio del 1992 e arrivò in un evento, in una giornata come questa, di sole, in cui eravamo tante ragazze e tanti ragazzi insieme, la tragica notizia dell'esplosione dell'autobomba e della morte di Giovanni Falcone e della sua scorta. Lì scattò qualcosa dentro, di impegno civico, di impegno collettivo. Ecco, io ai ragazzi ho mandato questo messaggio: non siate mai indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte. La mafia si combatte tutti insieme e si combatte solo se ci riusciremo a portare un grande cambiamento culturale in ognuno di noi. Chiudiamo parlando anche di comunicazione con il Corecom, che ha lanciato La Toscana che fa bene, un concorso per chi realizza il miglior lavoro di comunicazione a livello regionale. Allora cerchiamo di capire tutti i dettagli con i nostri contributi. Dare il giusto riconoscimento a quanti nella regione si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia e originalità. Questo è l'obiettivo della prima edizione de La Toscana che fa bene, bando per il conferimento di un premio da 5.000 euro alla migliore campagna di comunicazione sociale promosso dal Corecom e presentato in Consiglio regionale. Al bando possono partecipare enti no profit, istituzioni pubbliche e soggetti privati che abbiano ideato e diffuso nel 2021 una campagna di comunicazione di pubblica utilità. Fermare l'attenzione su chi investe in comunicazione pensando di dare un servizio sociale, cioè di premiare l'etica, premiare le cose buone, le cose fatte bene. Noi abbiamo in testa dei messaggi che negli anni sono stati potentissimi. Pensiamo per esempio alla Benetton con la sua campagna con Oliviero Toscani contro il razzismo, contro la mafia, oppure le campagne come Il cuore si scioglie, oppure ancora Fumare fa male, digli di smettere. Ecco, vorremmo che anche in Toscana premiassimo coloro, che siano essi naturalmente le associazioni del terzo settore. Infatti con noi abbiamo voluto il CESVOT, che le coordina e rappresenta benissimo tutte, ma anche gli enti pubblici, le società private, coloro che investano per la campagna sociale. A loro vorremmo aprire questo bando per dare un premio per la migliore comunicazione. Il CESVOT da tanto tempo è impegnato sulla comunicazione sociale. Pensate che abbiamo un archivio di 3.378 documenti provenienti da 68 paesi del mondo, che è a disposizione anche delle nostre associazioni, di tutti coloro che vogliono documentarsi su questo. E la comunicazione sociale certamente per gli enti del terzo settore è fondamentale, perché promuove proprio le azioni che loro fanno sul territorio a favore della popolazione. Dobbiamo anche imparare gli strumenti del marketing, che in questo contesto devono servire appunto a spingere ad azioni virtuose e non solo all'acquisto o al commercio. Diciamo che noi dobbiamo imparare anche da chi è professionista su queste cose, appunto imparare le metodologie per arrivare al grande pubblico, per indurre veramente, sia appunto, noi facciamo anche tante campagne, facciamo formazione, ultimamente abbiamo fatto la campagna per reclutare volontari, passa all'azione diventa volontario, e nella quale abbiamo messo in campo anche professionisti importanti per avvicinare tanto pubblico al nostro mondo, al mondo del terzo settore e del volontariato. E con questo è davvero tutto, la voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana, ma potete restare aggiornati online su tutte le attività del Consiglio regionale e le notizie all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.